Amici al cuore tassellato, ben ritrovati. Vi introduco immediatamente alla puntata di stasera col tredicesimo round del campionato IMEI Monster Energy Supercross 2023, gara che si è svolta ad Atlanta. Sarò sempre in compagnia con Michele Fanton per poi commentare anche il quarto round del campionato mondiale MXGP MX2, con la gara che si è svolta sul bellissimo circuito del Ciclamino ad Arco di Trento. Per cui rimanete sintonizzati e aspettatevi tante emozioni. Let's take a look at the highlights. We'll start things off in 250 East. Nate Thrasher from nearby town in Tennessee made about a 3-hour drive, brought some fans with him. And guys, this is the event because he's had so much success here that we thought Nate Thrasher could definitely be a factor. But the start, once again, it's the youngster, the 17-year-old Hayden Deegan. Hey, he got the whole shot in his heat race, then right there in the main. Hunter Lawrence tried to get by early, but Deegan's like, no siree. You can see Tom Biel going down there. Carnage right off the start. Hate that for Biel. That's the hard part. When you get a bad start, sometimes you end up doing a little kung fu over there. And he's like, I don't know what you guys do in America, but here. But yeah, Hunter makes a quick pass on Hayden in the beginning part of the race, but has a lot of mistake. Hey, a whoa how about moment. This save of the night for today, for sure. Look at that. I mean, he is FMX. We talk about how precise and good that Lawrence brothers are. I mean, if that was me, I would have been in the bushes for sure. If there was a boat over there, you might have hit it on that. And yes. Our good friend Jeff Emmett, that was a huckabuck right there. Deegan would take the lead. And again, it's Hunter coming right back. This corner really proved to be a pivotal moment. That's crazy too, going up over that bridge right there. A little too much elbow grease, guy be going over. Yeah, but you got to get a kid, Hayden. He's a fighter. Yep. He's a fighter. Hunter's going to go around him on the outside. Looking how he has all day long, real smooth. I think he knew once he got up front, he'll be okay. But little man, he was fighting back, and he was able to hold on to a podium right there. He'll race you hard. I tell you what, he had some pressure from his teammate Jordan Smith right for a lot of the race, and then eventually his teammate Nate Thrasher would be all over him, but he stuck to it, and that's what's so impressive with this young rookie sensation, Hayden Deegan. He doesn't waver, he just rides his race, he doesn't back down, and he doesn't buckle with all that pressure. That's very, very hard to do at his age. And this was the moment. Oh, it was just awful. As Nate Thrasher goes down, he was in the mix, holding that left shoulder, he would stay down, and he would leave the track on the stretcher. So we will hopefully get a report from him that it's not as bad as it looked. But man, that was a tough, tough fall for Thrasher. Yeah, definitely a tough one, and especially in the points for him. Right. I mean, the championship's kind of solidified on there, but big hopes. But at the end of the day, he's got a date with his brother next weekend. Hunter Lawrence gets the victory here in Atlanta. What a performance from him. All day long, as you guys pointed out, just consistent throughout. Yeah, I mean, he's been the class of the field all season long. He's got 6 wins. Only other guy to win a race in this Eastern Division was Nate Thrasher. Results look like this. Hunter Lawrence with the win. Jordan Smith finishing in second. Had a hurt ankle, but didn't know if he'd be able to race. He's able to come back. And then it's Hayden Deegan finishing on the podium. Joe Shimoda back in racing form, just missing out of the podium, finishing fourth ahead of Max Anstey. Henry Miller, Chris Bellows, Talon Hawkins with a good run, finishing in eighth. Colin Park and Caden Braswell rounding out the top 10. All right, let's take a look at the 450 highlights. Plenty for you guys to talk about on your shows. All eyes on that red number one plate of Eli Tomac. Came into this, guys, with a 7-point lead, riding conservative, riding within himself. But the main event, Eli did not get a great jump. I'm tired of talking about and people asking who you think's going to win, because I'm over it. I don't know. I don't think any of us can sit up here and realistically tell you who is going to win. It's that type, what I saw from Eli Tomac today, then Cooper Webb, and now Chase Sexton has made a huge, huge improvement as far as points go. He gained, what was it, 8 points? That is massive with 4 races left. And look at this.
This is not a typical Eli Tomac start. No, the guy's been nailing starts all year long. And if, when you go back to that replay, I think there was a little flinch that went on from Kyle Chisholm. And these guys are locked in and loaded. So anything that moves just that split second threw them off. And it, to Ricky's point, it is hard to talk about who's going to win and not while you're watching Ken Roczen and Justin go, hey, they could win. Ken got one, and Justin hopefully will get one. But, you know, the difference is a start. Chase Sexton got it. Those other two didn't. And that was your race right there. I think as it comes down to the wire here, it just puts that much more emphasis on a guy like Eli Tomac and Cooper Webb, who are a little bit of a few points ahead of Chase Sexton, to execute those starts and not make any mistakes, because now we don't have as many races to recover from, say, bad execution. Absolutely. And these guys are racing towards that playoff, baby. So everybody's still racing. Right. But at the end of the day, this guy got it done. And it was nice to see him tipping it out, Chase Sexton. How good does that got to feel, Ricky, after all the close calls and like that? I mean, it is just elation. Hey, we've been hard on him all season long, rightfully so. He's did that himself. But to win wire to wire like that, you got to get those wins. Even the best in the business need that affirmation. There is the podium. Chase Sexton, Justin Barcia, Ken Roczen. Mixing things up just a little bit. Sexton, Barcia, Roczen, Webb, and Tomac. That was one of the best battles all day long, and it was for fourth and fifth. Hey, notables, Justin and Josh Hill, 10th and 11th, and then Cian Cerullo coming back from that gnarly crash in the heat race. Yeah, last time we saw him, he was getting his boots almost blowing off on there. But again, I think what's happening, these two, Cooper Webb, number one and two, fourth and fifth right here, they're racing each other, but if they don't, they keep doing that, that number 23 up there is going to slip up in there. Yes. Amici al cuore tassellato, come promesso, sono in compagnia di Michele Fanton, lo salutiamo subito. Ciao Michele, come stai? Ciao Adriano, tutto bene, tutto a posto, grazie, grazie. Bene, partiamo subito con rapidità estrema a parlare del Supercross, l'EIMEI Monster Energy Supercross 2023, tredicesimo appuntamento, Atlanta, Georgia, pista praticamente fatta nel circuito ovale. Pista tecnica dove ha mietuto qualche vittima, purtroppo, nel senso buono del termine. Partiamo subito con la 250, grande prestazione ancora una volta di Hunter Lawrence e con un Brian Deegan che non si fa mettere i piedi in testa dal leader della classifica. Sì, beh, diciamo intanto che la pista era un facsimile da intorno perché era tutto all'aperto, molto veloce, lunga, con dei tratti anche sabbiosi, impegnativi. E Hunter Lawrence naturalmente l'ha fatta da padrona come tutte le altre gare, per cui non ci aspetta altro che la prossima gara dove ci sarà il confronto tra i due fratelli, per cui vedremo, secondo me, delle cose di conoscenza. Sì, grande prova. Fortissimo, bravo, addirittura nei primi giri era lì vicino a Hunter Lawrence. Poi è partito in testa addirittura. Esatto, poi dopo, come hai detto tu, c'è stato un brutto infortunio di Thrasher che è caduto, dove si è infortunato a spalla anche il braccio. E rimane fuori per tutta la stagione 2023, riprenderà, per cui salta le ultime prove del Supercross e anche il National, per cui lo rivedremo al via sperando che sia al 100% nel 2024. Anche brutta caduta. Brutta caduta anche per Jeremy Martin, che purtroppo ha collassato un polmone, una brutta caduta anche lui, per cui è fuori sicuramente anche lui per le prossime gare, se non per l'intera stagione
per le ultime cinque gare, insomma. Staremo a vedere. Purtroppo dobbiamo commentare anche questi fatti. Non mi piace mai parlare degli incidenti, proprio non lo faccio, però è degno di nota menzionarli, anche perché Thrasher stava facendo un bellissimo campionato e purtroppo è andata così. Però ritornando alla pista, pista veloce, veloce e molto tecnica. Sì, veloce e tecnica, ma diciamo stile un po' outdoor, perché comunque se avrei notato, insomma, era molto impegnativa con un sacco di canali, buche e cose che nel supercross, sì, i canali ci sono, però buche così profonde sono rare da vedere. Per cui una pista molto impegnativa anche fisicamente. I piloti erano veramente sotto stress, dovevano stare molto attenti nelle zone ritmiche. Poi anche nota, un'altra nota non positiva è stata la brutta botta di Federico di Vialle, che però non si è fatto male, però purtroppo non ha preso punti. Eh sì, sta pagando il pegno del rodaggio nel Supercross. Chiaramente il talento ce l'ha. Ha molte difficoltà, da come ho visto io e da come hanno detto anche i commentatori americani, sulle UPS deve insomma lavorarci un pochettino su, ma sicuramente lo vedremo competitivo sicuramente nel 2024, anche perché c'è stato un passaggio di Hunter Lawrence a velocità doppia di quello che faceva Vial sulle UPS. Supersonica. Sì, assolutamente sì. Per cui la 250 vincerà Hunter Lawrence e Brian Deegan di nuovo sul podio con Gordon Smith terzo. Bel campionato e vedremo quello che succederà poi appunto a East Rutherford nel New Jersey, per cui siamo nella costa est, siamo vicinissimi a New York. Sarà un bel confronto tra i due fratelli, sperando che non combinino guai. Ma non penso. No, sicuramente sarà bello da vedere, entusiasmante e spero anche molto combattuta in modo leale. Credo che sarà così sicuramente. Sì. Passando alla 450, Chase Sexton si è liberato di un sassolino nella scarpa vincendo la gara. Secondo chi? Mamma mia, un grande, veramente un grande, perché si sta divertendo tantissimo, non sente, penso io, la pressione, sta guidando veramente bene, infatti ha riconfermato poi il contratto per altri 2 anni con Gas Gas, per cui è a posto per i prossimi 2 anni. Ken Roczen, terzo. Ken Roczen, Cioè, diciamo che... io non ho più aggettivi per descrivere questo grande pilota con un talento immenso, e sto pensando le case ufficiali che investono milioni per poter sviluppare delle moto altamente competitive, quando lui arriva con una Suzuki progettata 10 anni fa, chiaramente con gli upgrade attuali, per l'amor del cielo, penso che Suzuki non stia dormendo sugli allori di Roczen, ma che gli stia dando anche un piccolo aiuto. Io ribadisco quello che tu hai appena detto, non riusciamo più a trovare degli aggettivi per questo grande campione, continua a stupire gara dopo gara, in un contesto che non è, sicuramente io non avrei visto tra i primi, perché sappiamo che negli ultimi minuti di gara aveva sempre avuto dei problemi, invece in questa gara addirittura ha dimostrato il suo grande valore, velocità costante, tenuta anche tenuta con un fisica bacio. che era essenziale. Pensavo che addirittura appunto Webb e Tomac negli ultimi giri andassero a prendere, invece ha mantenuto il suo ritmo e ha fatto un bel è terzo arrivato davanti anche perché il sesto podio della stagione, per cui non è una sorpresa oramai, è una conferma che magari se partiva un pochettino con un altro passo poteva combattere per il campionato. Assolutamente, cioè, è partito un po' in sordina con questa moto che nessuno gli avrebbe dato 5 lire, tra parentesi, ecco il modo di dire un po' nei box. Invece lui ha dimostrato che con il suo potenziale, con la sua tecnica, con la sua determinazione,
anche con una moto che concettualmente è un progetto un po' vecchiotto, comunque si può fare dei buoni risultati, e lo sta dimostrando sul campo, e lì bisogna dargli ragione al Eh 100%. sì, gran bel campionato combattuto, tutte le gare sono sempre attaccate al risultato, chiaramente i primi, e Cooper Webb comunque si conferma ancora secondo in campionato, per cui sta combattendo con Eli Tomac appunto per queste ultime quattro gare. Comunque, con questa vittoria di Sexton e le battute tra parentesi un po' a ritroso dei due leader del Eh campionato, sì. ha riportato enfasi per Sexton, che potrebbe puntare addirittura nell'ultima gara anche a fare il colpaccio. Per cui si è Sì. ritrovato adesso, si ritrova a meno 17 lunghezze, e a 4 gare dalla fine, tutto può succedere. Assolutamente, anche perché i colpi di scena si susseguono in questo campionato a velocità supersonica e comunque gran bel campionato, noi l'abbiamo vissuto. Sì, seduti su una sedia in studio, però è appassionante anche vederlo in televisione, insomma, capisci subito a che livello sono questi piloti su queste piste, è affascinante vedere tanto pubblico anche sugli spalti, non è cosa da poco. Per cui staremo a vedere appunto a East Rutherford la 14ª prova di questo campionato, che sembra non finire mai, anche perché poi inizieranno praticamente subito dopo con National, appunto per mettere insieme le due fasi con i tre shootout che si saranno alla fine per confermare e stabilire chi è il migliore, appunto, nel campionato americano. Vedremo un po' cosa succede anche nel National, perché anche lì ci saranno tante sorprese. Beh, assolutamente, le sorprese non mancheranno anche in quel campionato, per cui poi con questa ultima chicca di quest'anno, che ci sarà queste tre prove finali dove si aggiudicherà il super campione Eh sì. di questo campionato americano, per cui ce n'è da veramente N'è tanto. da Ce godere. n'è tanto. Finiamo qua col Supercross, abbiamo fatto un'analisi veloce per dare spazio al quarto round del campionato mondiale MXGP e MX2, dove una prestazione incredibile, anzi credibile perché ce l'aspettavamo, di Andrea Adamo in 250. Prima vittoria per lui nel campionato mondiale con Liam Evers, suo compagno di squadra, secondo, per cui cosa non da poco. Diciamo che Andrea quest'anno, con questo nuovo accasamento, con questo nuovo team ufficiale, ha fatto un cambiamento pazzesco, sia mentalmente, ma anche come gestione gara e tecnica di guida. Sì. E dai primi Gran Premi abbiamo visto subito la sua velocità, la sua determinazione, con dei piazzamenti veramente all'altezza del Delle compito che lui ha. aspettative anche, perché c'erano tante aspettative su Andrea Adamo già l'anno Però non scorso. lo sta smettendo, insomma. No, assolutamente Assolutamente. no. Per cui una 250 combattuta su una pista che mi è piaciuta e soprattutto c'era pubblico. Sì, Buona veramente. cosa, noi ci siamo incontrati il sabato appunto per le manche di qualifica. Grandi gare anche lì, per cui
staremo a vedere. Dita incrociate per Adamo, che sta risalendo la china anche del campionato. Beh, assolutamente, perché comunque con questa vittoria di Gran Premio con due stupendi secondi posti, che però tra le altre cose se li ha sudati tutti, perché sembra partito non benissimo, è partito sempre quinto o sesto, perché è dovuto faticare per riuscire a portarsi a ridosso dei primi, e si è avvicinato in modo abbastanza consistente, anche perché il campionato è lunghissimo ancora. Sì, ci sono ancora 11 gare da fare, per cui il campionato è lungo. Adesso partiranno per Agueda, in Portogallo, e staremo a vedere un po' cosa succede. Passiamo alla 450, anche qua, grande talento, Jeffrey Herlings. Parliamo di lui. Jeffrey Herlings, diciamo che ha fatto il Jeffrey Herlings, quello sì, che eravamo abituati prima del suo infortunio. Quando si è risparmiato assolutamente, nella prima manche è stato pazzesco, perché è caduto in partenza, si è messo anche un po' a rialzarsi, è partito praticamente ultimissimo, e ricordiamolo che oggi, domenica da sempre, c'erano 40 piloti, non c'erano i soliti 20. Bellissimo anche il cancelletto di partenza, devo dire. Ah, nel modo incredibile, da un po' che non vedevo 40 piloti che partivano di cancelletto al mondiale. Infatti ci siamo detti poi fuori onda che sembrava incredibile vedere il cancelletto pieno così, con una partenza, con una curva di ritorno a sinistra veramente ostica, e dove generalmente si creano un sacco di problemi. Per cui grande gara di Jeffrey Herlings in sella alla KTM. Parlare di Favre, parliamo di Renault, parliamo di Fernandez, che comunque ha fatto una bellissima gara in sella alla Honda HRC di Gariboldi. C'è tanto da parlare anche per questo campionato, non basterebbe un'ora di trasmissione per poter eviscerare un po' tutte le notizie. Parliamo anche degli italiani, cosa dici? Forato. Guadagnini anche. Insomma, è dispiaciuto ancora una volta per Lapucci. Nicolas Lapucci purtroppo ha ancora problemi alla caviglia e rimarrà fuori ancora per un po' di gare, non parteciperà neanche al campionato italiano a maggiora. Per cui il team SDM si meriterebbe molto, ma molto di più, purtroppo con un pilota solo, purtroppo quando succedono questi problemi ancora un po' prima della stagione, uno se li porta dietro e insomma c'è un po' di mal di fegato, ecco. Vabbè, ovviamente, perché una squadra così importante, e naturalmente aveva puntato tutte le sue energie, tutte le sue forze su un pilota forte, determinato, che quest'anno voleva avere un po' un riscatto della stagione deludente dell'anno scorso, però l'infortunio ha bloccato un po' tutte. Sembrava meno grave, ho parlato con il team manager Daniele Marchese, e appunto anche lui è dispiaciuto per questa situazione che si è venuta a creare, soprattutto per il pilota, che non sta bene e sta faticando a recuperare. Speriamo di vederlo poi nei prossimi appuntamenti, prima della fine del campionato, perché Nicolas è un altro pilota che se lo merita, insomma, ha dimostrato in questi anni di essere un pilota veloce e di poter ambire, appunto, magari non alle primissime posizioni, ma essere nei 10 costantemente. Almeno questo è il mio pensiero. È un ragazzo talentoso, ha dimostrato gli anni passati, dove ha vinto un campionato europeo facendo un po' il bel brutto tempo, divertendosi, e lo aspettavamo in questa categoria un rodaggio dove poterlo vedere costantemente, appunto, nei 15, quest'anno nei primi 10. Purtroppo gli infortuni fanno parte di questo lavoro, di questo sport, e niente, bisognerà aspettarlo quando ritornerà appunto al 100%, speriamo al 100%, per cui un augurio particolare a lui e al team SDM Corse. Favre si dimostra veloce anche lui, Renault anche, Fernandez si conferma che uno che può lottare per i primi 5 posti. Chi altro?
Oltre a Guadagnini, chiaramente, parliamo di Guadagnini. Sì, dobbiamo parlare assolutamente di Guadagnini e di Foraut, i due nostri italiani sì. che hanno dimostrato di essere due piloti ormai che si confermano nelle classifiche alte del campionato. Del mondiale. Sì, nella prima manche ho visto un grandissimo Guadagnini dove ha recuperato qualche posizione e ha confermato che comunque la velocità c'è anche la condizione fisica, perché ha mantenuto un buon ritmo fino alla fine, sì. È stato un bel quarto posto. Stessa cosa per Alberto, anche se Alberto ha preso un po' più indietro, ha preso decimo, poi ha recuperato bene e ha finito quinto. Purtroppo nella seconda manche tutti e due sono incappati in degli errori dove sono presi praticamente nelle retrovie, hanno fatto un buon recupero, però non hanno portato a casa, secondo me, quello che effettivamente avrebbero meritato. Anche perché la pista era veramente tosta e selettiva. Hanno per fortuna modificato la rampa poi del triplone, dove purtroppo si è infortunato Tim Geiser, e anche i 250 riuscivano a chiudere costantemente il triplo. Grande prestazione di tutti questi piloti, perché veramente sono tutti preparatissimi, hanno una tecnica di guida invidiabile e vedo molti protagonisti, insomma. Sì, sì. Non solamente i primi, a me piace guardare anche un attimino indietro nella classifica, vanno tutti veramente forte. Un plauso va chiaramente ad Arco di Trento e al circuito del Ciclamino, che hanno preparato la pista nel migliore dei modi. Poi dopo c'è stato anche nella prima manche un po' di onore anche per il team della Beta con Watson, che ha fatto, sì. Fatto in testa anche sì. È stato bello vedere una marca italiana che si sta confrontando con le austriache, con le giapponesi, per cui bisogna dare un motto di merito a questa azienda che ci sta credendo, sta investendo, e speriamo che i risultati pian pianino arrivino per i loro sì, è una fase anche per loro di rodaggio, iniziata poi l'anno scorso appunto sempre col team SDM e sta proseguendo col team Marchetti, per cui un in bocca al lupo per le prestazioni future. Cosa dire altro? Il campionato comunque si sta, non dico stabilizzando, però i protagonisti bene o male sono sempre gli stessi, anche perché, ripeto, anche guardando i tempi, anche i cronologici, vanno tutti veramente a manetta aperta. Dobbiamo considerare che abbiamo in questi quattro Gran Premi ci sono state quattro piste molto diverse tra di loro, con caratteristiche molto particolari, però gli attori che sono lì davanti sono sempre gli stessi, vuol dire che questi ragazzi si sono preparati veramente alla grande, e in qualunque tipo di terreno e qualunque tipo di difficoltà sono sempre loro che lottano lì davanti, per cui questo bisogna far capire che il livello altissimo che è arrivato in questi ultimi anni dalla MXGP, per cui piloti e moto preparatissimi. Anche perché poi ascoltando appunto colleghi giornalisti americani e seguendo un pochettino le interviste dopo i Supercross, anche i piloti americani stanno guardando con un occhio di riguardo appunto il campionato mondiale MXGP MX2, anche per fare dei confronti, anche loro dicono che il livello è altissimo e sicuramente dovrebbero penare non poco in una gara messa insieme, insomma. Per cui sono onesti e parlano chiaramente dei piloti più veloci come Erlings, come Favre, come Fernandez, giovanissimo. Le moto sono altamente competitive, stanno lavorando tantissimo in tutti i settori, dalla ciclistica alle sospensioni e soprattutto sull'elettronica, che fa molte volte la differenza. Ci sono delle chicche particolari sulle moto che uno rimane a bocca aperta. Sì, ovviamente, anche perché le case madri possono, diciamo, divertirsi su quello che è gli oggetti pregiati che sfoggiano ad ogni Gran Premio, perché sono effettivamente delle moto prototipo, dove che purtroppo per regolamento in America non possono fare. Per cui in questi Gran Premi vediamo veramente dei gioielli di tecnologia veramente avanzata,
con delle prestazioni pazzesche, per cui anche gli americani si vedono golosi di poter, oltre a Confrontarsi, confrontarsi, ma anche riconfrontarsi anche. poter provare questi gioielli. Eh sì, anche perché poi ci sarà una new entry nel 2024, come abbiamo detto nella puntata scorsa, di Triumph nella 250, e abbiamo visto le prime immagini appunto della moto che sta girando con Tortelli e con Desalle. Questa è un'altra azienda che porterà interessi Ho intorno detto Tortelli, al ma è Ivan Tedesco, ma a parte quello. nazionale. Sì, comunque un altro grosso marchio che si avvicina a questo campionato del mondo, per cui questa è una cosa interessante che porterà ulteriori interessi. Linfa vitale a questo campionato. Se Per cui dovessero cambiare un pochettino il format e velocizzare un po' la situazione anche per i fruitori a casa, che fanno fatica a guardare poi 3 ore di gare, insomma. Staremo a vedere, però un campionato bellissimo. Speriamo nel rientro, spero a breve per Tim Geiser, forse in Francia dovrebbe rientrare, però la fase di recupero non è semplicissima per lui, e un po' di pensiero e mal di pancia al team Honda Carici Gariboldi c'è, insomma. indubbiamente, perché è il loro gioiello di punta, e comunque credo che aspetteranno proprio che il pilota sia in forma al 100% per Eh sì. Eh qualificare poi ulteriormente anche per la stagione prossima, per cui fare delle sì. cavolate adesso non mi sembra più opportuno, perché ormai le chance di vittoria le ha già messe da parte. Quando rientrerà vorrà solo dimostrare il suo valore, ma anche il valore della moto con cui lui corre. Bene, Michele, noi siamo arrivati alla fine di questo commento perché cerco di lasciare un po' più di immagini sia del Supercross che del Mondiale, appunto MXGP. Noi abbiamo fatto un piccolo riassunto da appassionati. Come ripeto, il sabato ci siamo incontrati, abbiamo visto delle chicche infinite a livello tecnico, e vedere questi piloti guidare in quel modo è veramente appassionante. Assolutamente, assolutamente. Poi è sempre una gioia comunque provarci e vedersi Assolutamente, sui quello campi che è di la gara. nostra. E infatti un Sì. invito per tutti gli appassionati: andate a vedere le gare direttamente sulle piste, perché aiutate sia gli organizzatori che per la divulgazione proprio del motocross. Bisogna essere presenti. Sì, ma anche Quindi, perché comunque viste davvero le gare prendono mamma mia, fascino, ma anche un'adrenalina completamente diversa. diversa. Bene, Michele. Intanto ti auguro una buona continuazione, ti ringrazio per la disponibilità, noi ci vediamo poi per la prossima puntata per parlare degli eventi che saranno in corso, il Supercross, il Mondiale, il Campionato Italiano a Maggiora. C'è tanto da parlare, dovrò cercare di convincere le emittenti a darmi 2 o 3 ore per poter finire una puntata come la intendiamo noi. Dipende sempre dai nostri appassionati, Eh quanti saranno che ci seguono, per cui lì sì. avremo il coltello noi tra le mani, Eh per sì. cercare di poter fare qualcosa di più. Bene, intanto ti ringrazio, buona continuazione, e adesso immagini veramente adrenaliniche. Ciao Michele, alla prossima. Ciao Adriano, grazie a Ciao, tutti. grazie. Ciao, ciao. Ebbene, ci riattacchiamo ai saluti finali perché in effetti Michele mi ha detto: non hai parlato di Prado che ha vinto la gara, ma ce l'hai con lui? Assolutamente no. Ma Prado è leader della classifica, sta guidando benissimo anche nelle prove di qualifica. Prado, KTM ufficiale, Gas, gas, vedi che continua a sbagliare. Beh, stasera sono leggermente stanco perché ho fatto anche uno speciale per il WSX, il VSX, sei ma troppo questo qua ne impegnato. parlerò col team Honda Nils, ma ne parleremo più avanti dopo l'ufficializzazione del team al completo. Ho fatto delle belle immagini, delle belle interviste, non vi dico con chi,
Però ne parleremo ancora. Per cui Prado, Gas Gas e non KTM, come ho detto io, scusate la fusione completa che ho stasera. Infatti non ho fatto neanche la barba. E ci vediamo poi la settimana prossima. Adesso è un saluto finale davvero. Ciao Michele. Adriano, Ciao. ciao. FIM Motocross World Championship, the MXGP of Trentino in Italy. Iago Kearns with his third foxhole shot of the season. And as he charged down into turn one, he was closely followed by number 72, Liam Evans, the 125, Evan Weckman, and a couple of positions further back, the number 80 of Adamo, but he was passed immediately by Thibaut Beneston as he moved into third place. Message for Kaider Wolf was jump the triple to make the pass. That's exactly what he did on lap three when he moved into six with that pass on Mikkel Harup. Roman Mostyke was next to go by the Dane as he moved into seven. Kaider Wolf then got the better of the 125 of Emil Weckman, who was having a great GP, as he moved into fifth place. A near miss for Thibaut Beneston. And again, in the next turn, as he and Adamo almost came together as they fought over third place. Adamo eventually went through on lap 11 of 18. He then closed in on his teammate, Liam Evans, on the final lap to move into second place. The fans on their feet, applauding every move of Adamo. But he wasn't able to do anything about Iago Kearns, the Yamaha man who crossed the line to win for the fourth time this year. Adamo second, Evans, Beneston, DeWolf, your top five. MX2 race two, carnage down the start straight. If you look down the middle, Harup, one of the guys going down middle of the gate. Tondell, Elsinger at the back there as well. But it was Langenfelder, Simon Langenfelder, who grabbed his first foxhole shot of the season. Thibaut Beneston emerged second, Liam Evans third, Adamo fourth, as they hit the uphill triple. Kaider Wolf in about fifth place. Iago Kearns got tagged at the bottom of the hill. He'd already made a bad start, banging bars with somebody immediately out of the gate. And he started right at the back. He started to charge through, though. Adamo got the better of Evans once again to move into third place on around lap four. He then found his way by Thibaut Beneston on lap six to take second place. Started to charge down on Langenfelder, but the gap was just too big. At that point, Adamo was the Grand Prix winner. Evans then found his way past Beneston to move into third. That was going to be good enough for second overall if he could stay there. It depended on what happened with Kaider Wolf, who was making a charge through the field. Kearns found his way past Hogmer. At the same time, Weckman needed to ice his berries, having got caught between the rear wheel on lap 10. Evans did hang on from a hard charging Kaider Wolf, but Langenfelder crossed the line to take his first race win of the season for Red Bull.
Gas Gas Factory Racing. When Adamo crossed the line second, it was enough to win his first ever Grand Prix. And he wins it here in Italy. Evans crossed the line third to take second overall for what was a Red Bull KTM 1-2. Tony Cairoli, the team manager, the first win for him in that role. Adamo, your winner here in Italy. Evans second, Iago Chiez, his seventh place in race two, enough to get him on the podium, third overall. And he continues to lead the championship by 22 points over Adamo. Beneston is now third, just 1 point further back from Dwarf and Langenfeld. And what a fantastic day for Andrea Adamo and Liam Evans on Red Bull KTM's. Iago Chiez continues to lead as we head to round five. I'm so happy, but I think somebody helped me. Because I didn't expect this, and here he get his first victory, and here I get my first victory. MXGP race one, Jorge Prado with his fourth Fox hole shot, but behind him, Jeffrey Herlings, Roman Fevre, Brent Van Donick, Jeremy Seaway, all went down in a first turn pileup along with another couple of riders. And it was Prado who emerged at the head of the field from Valentin Guillaume, who overjumped the triple here on the opening lap, managed to stay upright. Third was Ben Watson, who moved into second after Guillaume made a mistake on the uphill. Fernandez also took advantage and moved into third. Benoit Pacharel, number six, not too far behind either. Ruben Fernandez then moved into second with this pass on Ben Watson, who then got caught by Pacharel, who moved into third. And Maxim Renault, who took over fourth place. Renault did actually find his way past Benoit Pacharel, but made a mistake and then had to retake him to move back into third. That was around the halfway mark. Guadagnini then got the better of the Frenchman. He eventually came home in fourth place. Jeffrey Herlings on his charge through the field. Eventually came through to ninth place as Guillaume came under attack from Vlaanderen. Vlaanderen on the Gavin Van Venroy. Yamaha eventually took over at sixth. Guillaume came home seventh. That was Herlings finding his way past Ben Watson. He eventually came home ninth. Pacharel 10, Watson 11. Roman Fevre fought back to 12th. Up and down race for the main championship rivals. And also Ruben Fernandez, who fell from second with two to go, handing that position to Maxim Renault. Jorge Prado crossed the line for his fourth win of the year from Maxim Renault. Ruben Fernandez, Mattia Guadagnini, and Alberto Ferrato. Herlings was ninth. MXGP race two. Once again, Jorge Prado with his fifth Fox hole shot. Roman Fevre thought he had it, but it was the Spaniard who swept around the outside. Herlings just getting hung up on the bank on the inside there. Emerged in around about 10th place through the first couple of corners. Renault was third behind Fevre. Guillaume once again in the mix in fourth place. He then slipped a gear, lost a couple of positions to Fernandez and Van Donick. Siwa also would go through. The battle for second heated up early on. Fevre, though, lost out to Maxim Renault. Brent Van Donick and Valentin Guillaume fought over fifth place early on. Guillaume getting the better there. Then Herlings found his mojo, carved his way up the inside of Ruben Fernandez to take fourth. He stayed there for two laps. Fernandez then fell, eventually down to seventh. That's where he would finish because he got caught past by Siwa and Koldenhoff as he tried to recover. Herlings wasn't done yet either. He then closed down after passing Roman Fevre, the Yamaha of Maxim Renault, and the Gas Gas of Prado. Two passes in a couple of corners, and all of a sudden, Herlings was the new race leader on lap 11. From there, he established himself and never looked back. The first time he'd led since the last race of the year in 2021 when he claimed his fifth title. Maxim Renault got the better of Prado to move into second, but it's win for Jeffrey Herlings, his first of the season on the Red Bull KTM. Second for Maxim Renault. Jorge Prado crossed the line third to take his first Grand Prix victory in about a year. His last was Portugal 2022, round four. A win and a third for Jorge Prado earns him his 37th career victory. Ties himself now with
the legendary Torsten Hallman. Maxim Renaud, 2 seconds, back-to-back podiums for him. And third for Herlings with a 9-1, his third podium this year. Prado now has a 17-point lead over Renaud. Herlings 9 behind him. Likewise for Fevre with Fernandez 5th. But that was your podium here today. Prado, Renaud and Herlings. A tough weekend. I never really found the flow on track, but I got it done in Moto 1. Second Moto, I thought I could have it, but I was making some trouble and in some places, and just when Jeffrey passed me, Renaud too, so I wanted to bounce back to Renaud, but I just couldn't, so no, super happy with this victory. Happened in the Ram qualifying races, round 4 of the FIA Motocross World Championship at Trentino. Simon Langenfelder grabbed the whole shot, Jack Chambers went down, so too did one or two others on the exit of the turn. But it was Langenfelder who led through the first couple of corners, pressurized by Jarno Kiertz, Thibaut Beneston and Roman van der Moosdijk at the top of the hill. Jan Panser was there, and so too was Rick Elsinger, but those two tagged and went down on the opening lap. Andrea Adamo, though, was on a charge. He found his way past his teammate to move into fifth on lap 3, right in front of the Tifosi over there on the hillside. A couple of laps later, he was at it again. He found his way past Roman van der Moosdijk this time to move into fourth place. It looked like that's where he was headed for as well. But there was a little bit of fortune on the final lap. Thibaut Beneston was hanging on in there in third place. He was being caught by Adamo. And just ahead of them, Jarno Kiertz in second position. Liam Everts got the better of a wayward 39, Roman van der Moosdijk, to move into fifth place. Final lap, half a lap to go. Kiertz out of second, Beneston and Andrea Adamo, the benefactors. Jarno Kiertz would cross the line in fourth, ahead of Liam Everts in fifth. But not on a match for Simon Langenfelder, the Red Bull Gas Gas rider, victorious for the first time in 2023. Thibaut Beneston crossed the line in second, Adamo was third, Kiertz fourth, then it was Liam Everts, Roman van der Moosdijk, Lucas Koenen and Kai de Wolf. In the MXGP Ram qualifying race here in Trentino, Jorge Prado thought he got the jump, but it was Roman Fevre, number 3, Kawasaki Factory Racing MXGP team up the inside. Brent Van Donick got a good start on the JM Honda. That forced Prado wide and out of third and into fourth position as Jeremy Siwa snuck up into third place. Maxim Renaud then fourth, Prado fifth. A mistake for Van Donick allowed Siwa up into, what, third place. The two Yamahas then battled. Maxim Renaud then got the better of his teammate later on to move into second. Wasn't straightforward, but he eventually got the job done. Then Valentin Guillaume down the inside of the 101, Mattia Guadagnini. That put him up in the seventh position. Jorge Prado, though, forceful down the inside of Van Donick to move into fifth place. Glenn Koldenhoff and Mattia Guadagnini were going at it as well. Those two eventually coming home in eighth and ninth place. Jeffy Herlings, 16th on lap 1, put in a charge, eventually found his way into 7th, but from 5th down to 10th, Jorge Prado, that was around about the halfway point of the race. They couldn't believe it down there in pit lane. Ruben Fernandez got the better of Jeremy Siwa, that put him into 3rd. And Jeffy Herlings going around the outside of fellow countryman Glenn Koldenhoff. Eventually came home in 7th place, ahead of Guadagnini, Koldenhoff 9 and Jorge Prado 10th, but it was a convincing win for Roman Fevre, his first race win of the season, coming here in the Ram qualifying race. Maxim Renaud, Ruben Fernandez, Jeremy Siwa, Valentin Guillaume, Van Donick, Herlings and Guadagnini were next.
E siamo arrivati a fine puntata, spero che la puntata vi abbia regalato le emozioni che ha regalato a noi vedendo le immagini e seguendo le gare anche dal vivo delle IMEI Monster Energy Supercross 2023, del Mondiale MXGP ed MX2 con i grandi italiani, primo fra tutti questa volta Andrea Adamo che vince la sua prima gara di Mondiale. Vi ricordo di seguirci anche sul nostro canale YouTube, oltre che sulle emittenti televisive. Il nostro canale è Motocross My Passion TV e la nostra pagina web www.motocrossmypassion.it. Per cui vi do l'appuntamento la prossima settimana per altre news e altre gare fantastiche. Buona continuazione.